Claudio Prati dell'Istituto di Scienze Religiose di Mantova. Rispondo un benvenuto padre tra di noi, allora lei ha la parola. Oggi i media informano sugli scandali del clero della Chiesa Cattolica, ignorandone figure che si sacrificano e si sono sacrificati anche a rischio della propria vita per aiutare il prossimo. Astăzi, mass media informează asupra scandalelor creierului din Biserica Catolică, ignorând figurile care se sacrifică și au fost sacrificate, chiar și cu riscul propriei vieți, pentru a-și ajuta aproapele. Biserica Catolică, adesea, are figuri care sunt înăbușite de scandaluri, dar mai ales pot apăra aceste scandaluri. La Chiesa Cattolica spesso avete figure che non vengono buscate dagli scandali, ma piuttosto che esse oscurano. Sono signor Vladimir, sia Monsignor Vladimir Frate che Padre Clemente spendero la loro vita nella ricerca della verità attraverso lo studio, la pietà, l'esemplarità della vita e il confronto culturale e religioso. Atât Monsignorul Giga cât și Padre Clemente și-au petrecut viața lor într-o căutare a adevărului prin intermediul studiului, a pietății, al unei vieți exemplare, printr-o confruntare culturală și religioasă. Ambedue erano convinti che la cultura deve essere evangelizzata, costituendo un ottimo strumento per l'evangelizzazione. Ambii erano convinti del fatto che la cultura trebuie trasmessa, costituendo un strumento ottimo per evangelizzare. Questo atteggiamento conduce entrambi ad innamorarsi della Chiesa, della sua vita, che per loro si traduce in cielo apostolico. Această atitudine i-a condus pe amândoi să se îndrăgostească de biserică, de viața sa, care pentru ei s-a tradus în cel apostolic. Monsignor Giga, laureato in filosofia, diritto e teologia, con una vastissima cultura, in base alla sua esperienza, coltivò una visione ecclesiale e Monsignorul Giga, laureat în drept, filozofie și teologie, cu o vastă cultură, în baza experienței sale, cultivă o viziune eclesială ecumenică. Padre Gatti, laureat în teologia, fece de l'insegnamento la sua passione. Secondo francescano, fedele al magistero della Chiesa, insegnava la teologia guidata dall'apologetica, come richiesto dal suo tempo. Nella linea della linea teologica francescana e della teologica della scuola francescana. Padre Gatti, laureato in teologia, ha costruito un comportamento passione, buon francescano, fidele al magistero di Senti, in pre-datologia, guidat de apologetică, ca cerere a Sfântului în care trăia, lo faceva con competenza, chiarezza e fedeltà all'ortodossia e per questo motivo era lo faceva con competenza, clarità e fedeltà all'ortodossia e per questo lui era premiato. La teologia francescana guarda soprattutto all'aspetto pratico, pastorale. Appena padre Clemente constatò la presenza dei suoi connazionali nella zona come lavoratori stagionali, prese l'iniziativa per assistere spiritualmente. Teologia francescana are in vedere mai ales aspectul practic, pastoral. De data ce părintele Clemente constată prezența cu națională
cercò di riunire il limite del possibile, amministrò loro i sacramenti, sanò molti matrimoni, celebrò l'Eucaristia e predicò nella loro lingua. I-a căutat, i-a reunit în limita posibilului, a administrat sacramente, a celebrat căsătorii, Eucaristia și a predicat în limba lor. Negli 11 anni di permanenza nel convento di Hunedoara, percorse varie volte buona parte della Transilvania. In cei 11 anni ai scederi sale, in monasteria di Hunedoara, ha călătorit de mai multe ori in zona Transilvania. Padre Clemente amava molto la cultura ed era convinto del suo dovere di servire la Chiesa in questo campo. Durante i periodi estivi collaborava Centro Culturale della Legazione Italiana per impartire i corsi di lingua e di cultura italiana, come pure i suoi servizi diplomatici per regolare la situazione degli italiani nella Transilvania. Părintele Clemente iubea mult cultura și era convins de datoria sa de a servi biserica în acest sens. În timpul perioadelor verii, colabora cu Centrul Cultural al Legației Italiene pentru a face cursuri de limbă și cultură italiană și pentru a face o muncă diplomatică în sensul de a pune în regulă situația italienilor din zona Transilvaniei. Nell'estate del 1938, padre Clemente fece una visita al convento chiericato di Hunedoara. Trovò il giovane insegnante di teologia, suo discepolo, ammalato di male in Milano. În vara anului 1938, părintele Clemente face o vizită în mod improvizat în mănăstirea din Hunedoara, unde întâlnește un tânăr profesor de teologie, un discipol al său, care era bolnav de o boală incurabilă. Padre Clemente se oferi per sostituirlo. La vita itinerante è una caratteristica delle spiritualità francescane. Prima aveva insegnato teologia in Sardegna, Malta, Ungheria, Veneto e poi di nuovo ancora Ungheria, quindi ben volentieri accettò di rimanere in Hunedoara. Părintele Clemente si è offerito pentru a înlocui. Viața itinerantă este o caracteristică a spiritualității franciscane. Înainte predase teologia în Sardegna, Malta, Ungheria, Veneto și apoi din nou, un an înainte, Ungheria, când la fede della Chiesa Cattolica trova una grande varietà di espressioni nella visione teologica e nella vita liturgica e nelle forme di vita consacrata. Credința Bisericii Cattolice ha o mare varietà di espressi in visione teologica, in viața liturgica și in formele di viața consacrata. Nonostante le critiche, bisogna riconoscere che essa riuscì a stabilire un incontro proficuo tra le diverse culture e il Vangelo. In ciò da criticelor, trebuie să recunoaștem că ea a